Al giorno d'oggi riuscire a comprare un immobile spesso risulta molto difficile, soprattutto da un punto di vista economico, perché se ci pensate, per comprare un immobile, cioè diciamo una casa, quasi sicuramente dovete sborsare un capitale di circa il 26% del valore dell'immobile. Questo perché se voi volete prendere una casa, facciamo un esempio da 100.000 euro e non avete i 100.000 euro sul conto, teoricamente, minimo dovete avere una cosa come 26.000 euro a disposizione da sborsare immediatamente. Questo perché di solito le banche, se ti lasciano il mutuo, a parte oggi, aperte e chiuse parentesi, dei tassi di interesse che sono altissimi, però diciamo che a voi questa cosa non interessa e volete il mutuo, la banca tendenzialmente più dell'80% non eroga. Quindi, ammesso che vi possa lasciare un mutuo all'80% del valore dell'immobile, dovete comunque avere il 20% a disposizione subito, più spese accessorie che possono essere l'agenzia immobiliare, il notaio, le spese, quelle di le imposte, insomma, che c'è sulla casa, ammesso che non sia una prima casa, che allora c'è delle agevolazioni. Però già se è una seconda casa le agevolazioni sono molto più limitate. E se poi siete stranieri, le limitazioni sono in negativo, nel senso che avete delle spese extra che se siete italiani o comunque residenti in Italia non avete. Anzi, tra l'altro non so se siete residenti in Italia e non siete italiani. Vabbè, comunque pagate di più di un italiano. E questa è la situazione. Però ci sono delle situazioni più particolari, dove potete acquistare effettivamente una casa, cioè l'immobile, a un euro, ovvero un euro, perché un euro non si può dare gratis un immobile quando fate la transazione, ci deve essere almeno la cifra simbolica, in questo caso si utilizza un euro. Il fatto dell'euro è simbolico, ma per due motivi. Il primo perché serve fiscalmente, cioè dal punto di vista penso legale, per affermare il fatto che ci sia stata la transazione. In secondo luogo, perché il fatto di poter acquistare case a un euro è possibile, effettivamente, però non è che voi la comprate e la casa è agibile e potete utilizzarla. Di solito, quando succedono queste cose qui, sono in posti dove i comuni hanno un problema, che ci sono delle case che hanno una condizione molto precaria, quindi creano disagio da un punto di vista visivo e in più sono anche pericolose perché probabilmente hanno tutta una serie di parti che non stanno più rispettando le normative, quindi il balcone che può cedere, la porta aperta che magari entrano senza tetto, cioè quindi tutte quelle cose che creano disagio alla comunità. E quindi, pur di riuscire a sbolognare, insomma, questi immobili, i proprietari, perché è uno scambio fra due privati, quindi non è il comune che lo dà a un privato, ma tra due privati, che sta casa non se ne fanno niente, non la vogliono e la cercano proprio di dar via, pur di non pagare le spese che ci sono su un immobile. Fanno degli accordi con il comune, dicono: io voglio darvi questa casa, la cedo alla cifra simbolica di un euro, pur di liberarmene, quindi non pagare più il bollo, cioè insomma l'IMU, tutte quante quelle cose che ci sono sulla casa. Chiaramente di solito sono case che vengono ereditate da persone magari molto lontane o anziane, insomma comunque anziani, ovviamente anziani, che hanno lasciato questa vita e quindi hanno lasciato insomma anche l'immobile, che di certo non se la portano via. Quindi ci sono queste case a un euro. Ora, le case, intanto le potete trovare direttamente sul sito caseuneuro.it, che è il sito, diciamo, di riferimento, che è un progetto che ha messo d'accordo più comuni che lasciassero i loro annunci di queste case sul loro portale. Quindi stanno creando questo portale interessante comunque per tutta una serie di aspetti, dove propongono queste case. Quindi avete tutta la lista, una mappa dove sono dislocate tutti quanti questi immobili e potete dare un'occhiata anche in posti magari non vicini a voi, ma che di solito la maggior parte sono nel meridione. E magari potete anche pensare di dire: vabbè, magari prendo una seconda casa per stare tranquillo dove nessuno mi rompe le scatole, la prendo e ci posso stare in tranquillità. Bene. Qual è la condizione però? La casa deve essere ristrutturata entro un termine anche molto breve. Quindi,
cosa succede? Non è che voi, perché dite sì, compro un immobile e poi ci metto dentro qualcuno, qualche immigrato, così che non gliene frega niente se c'è l'acqua, la luce, cioè queste cose qui non si possono fare. Quindi gli scranzati che gli piace fare queste cose siete fuori dal giro, per fortuna. Quindi se voi siete interessati dovete vedere l'immobile, andare sul posto, avere chi crea il progetto per la ristrutturazione, che deve avere un termine circoscritto, poi è il comune che dà delle indicazioni, però teoricamente è un anno, quindi dal momento dell'acquisto in un anno dovete fare la ristrutturazione, quindi subito. Di conseguenza, in realtà il prezzo dell'immobile è vero che è un euro, però il costo che c'è dietro è molto più alto, cioè dovete ristrutturare interamente la casa, dove a volte ci sono case degli anni 80-90, che quindi tra virgolette gli si dà una rinfrescata, altre volte sono case che sono letteralmente da abbattere e ricostruire in toto, che potrebbe essere una soluzione anche quella interessante, perché se voi volete fare la seconda casa in un posto dove nessuno vi rompe le scatole, un posto tranquillo, che vi fate le passeggiate, perché di solito sono abbastanza lontane, potete pensare anche a questa opzione, che andate a riqualificare un territorio che tende un po' al degrado, ma non perché c'è gentaccia, semplicemente perché è una popolazione che sta diventando anziana, i giovani tendono a spostarsi, però il posto è molto bello, è un posto tranquillo, sono posti, insomma, che possono dare tutta una serie di soddisfazioni che neanche ci si può immaginare in realtà. Quindi anche per questo che secondo me è interessante parlare di questo aspetto, di queste case a un euro, che sono in luoghi che normalmente non ci andresti mai, ma non perché, come ripeto, non perché sono brutti, ma semplicemente perché tendenzialmente l'italiano non gira per i borghi italiani, non gira per gli entroterra italiani, e quindi sono luoghi che non si conoscono minimamente. Quindi vi consiglio di fare un bel giro sul sito e dare un'occhiata a tutte quante gli immobili che ci sono, anche solo sulla mappa, capire com'è che funziona, tutte le agevolazioni, che adesso ovviamente il sito parla ancora del 110%, che diciamo che è finito, però altre agevolazioni ci saranno sicuramente per ristrutturare per intero un immobile fatiscente, o perlomeno che il comune sicuramente ti cercherà di dare più aiuto possibile per riuscire a sistemare questa cosa qui dell'immobile. Oltre a questo, potete anche magari scoprire dei luoghi che in realtà non avete mai visto, oppure insomma magari cercarli anche vicino a casa se avete la possibilità. Certo che se state nel meridione avete una possibilità molto più ampia rispetto a chi sta nel settentrione. Per esempio, io ho provato a guardare se c'era qualcosa nei pressi di casa mia, e l'unico immobile che era a disposizione era a Cantiano. Quindi, al di là della situazione tragica che hanno avuto lì, per me era un posto molto scomodo e in realtà non mi interessava neanche tanto prima. Ci ero già passato diverse volte davanti, quindi già conoscevo la zona. Diciamo che lì attorno avrei preferito molti altri posti, quindi da chi poteva esserci interesse, da canto mio ovviamente non c'è stato. Però in realtà ho trovato anche una situazione molto più interessante in Sicilia, nello specifico ad Augusta, che c'è questo immobile che ovviamente la posizione precisa non te la mettono, però Augusta comunque è una di quelle località a sud di Catania, sul mare, quindi sono indubbiamente quei posti dove potete vedere anche le foto, insomma, su Google Maps, eccetera. Sono posti bellissimi, cioè se tu pensi di prendere una seconda casa per le vacanze, quindi la ristrutturi, magari anche col minimo indispensabile, capito, per avere l'autorizzazione dal comune a sistemare questo immobile, però sai che hai questa possibilità di casa vacanze dove puoi stare in un posto, insomma, praticamente direttamente sul Mediterraneo, molto bello, in un posto che io la Sicilia la adoro, un po' per le persone, un po' per la cultura anche che c'è, che è una di quelle parti d'Italia che fa proprio la differenza tra nord e sud e anche il centro, poi tra est e ovest. La Sicilia ha tutta una storia anche più antica da un punto di vista medio orientale, che il resto dell'Italia non ha. Quindi secondo me ha sicuramente un fascino che merita
Io la prendo in considerazione effettivamente per poter fare anche un investimento di questo tipo. Sicuramente non lo farò, quindi non è che dico che ci penso, lo faccio e poi lo faccio, perché non, obiettivamente adesso non è il momento per farlo. Però sicuramente aveva colto il mio interesse in una maniera molto forte. Quindi, qual è il resoconto di questo video? È possibile comprare delle case on euro. Perfetto. Non è una cosa per chi non ha disponibilità economiche. È sicuramente un investimento per chi ha già magari un immobile o effettivamente sta cercando un suo posto nel mondo, però non puoi pensare di farlo se non hai disponibilità economica o non ti puoi affidare a una banca che ti può dare un sostegno se non hai direttamente il conto corrente gonfio. Però è una possibilità molto interessante perché sono luoghi dove i comuni cercano di portare persone all'interno del comune, quindi sicuramente avrai l'apprezzamento dalla parte del comune. Cosa che magari se vai in città molto più grandi potresti non avere questo trattamento. Quindi merita di essere controllato. Il sito lo metto anche in descrizione se vi può interessare, dagli un'occhiatina. Ha anche altre chicche, un po' più difficili ancora da poter apprezzare, però è interessante vedere come ci sono delle possibilità in Italia che non vengono mai sponsorizzate, ovviamente, perché chi paga per fare delle sponsorizzazioni non è chi ti offre le cose gratis così, ma è chi prende dei soldi e riesce, insomma, a pagare, insomma, delle pubblicità molto più costose. Comunque, questa è un po' la possibilità che vi sto proponendo in questo video. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo. Buon acquisto di casa.